Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi come si facevano un tempo e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Il 9 e il 10 maggio il Palazzetto Pala Cordoni ospita lo stage internazionale di Jiu-Jitsu, difesa personale, fighting system, Kobudo. Saranno presenti docenti di arti marziali, special guest Martin Dixon, Gary Hewitz, Jan Arbon. Vi aspettiamo il 9 e il 10 maggio. Rieti, Pala Cordoni, di fronte campo di atletica. Per informazioni 333 77 89 0 24. Organizza la Kuden Goshin Ryu. I carabinieri del NORM della Compagnia di Città Ducale hanno identificato gli autori che per 5 mesi hanno razziato le colonnine self-service delle aree di servizio, comprese tra Borgo Rose e Petrella Salto. Dal settembre dello scorso anno fino al gennaio di quest'anno avevano colpito ben 4 volte. Il copione era sempre lo stesso, agivano di notte e con l'utilizzo di un flex aprivano le colonnine self-service asportando le banconote contenute all'interno. I militari sono arrivati a loro attraverso lunghe ed articolate indagini, supportate anche da attività tecnica e intercettiva. Si tratta di 4 cittadini rumeni dimoranti in provincia di Roma con precedenti penali alle spalle, 3 di essi di età compresa tra i 27 e i 35 anni, mentre il quarto, ancora minorenne, compirà 18 anni a settembre. I 4, oltre ai furti, sono risultati responsabili di analoghi crimini commessi ad altro distributore di Torricella Sabina e all'interno di un'abitazione di Velletri. Scattata la momentanea denuncia, è stato di libertà la Procura della Repubblica di Rieti e a quella per i minorenni di Roma con richiesta di misure cautelari a carico degli stessi. Il Tribunale di Rieti, concordando pienamente sugli indizi di colpevolezza raccolti dagli inquirenti, ha emesso nei confronti dei 3 soggetti maggiorenni 2 provvedimenti cautelari dell'obbligo di dimora ed 1 provvedimento cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
A seguito di indagini tributarie tese al contrasto delle forme di illegalità economico-finanziaria connesse all'evasione fiscale, si è concluso un ciclo di interventi ispettivi da parte del nucleo di polizia tributaria nei confronti di alcune società della Bassa Sabina, di un artigiano del Reactino, nonché di un imprenditore domiciliato a Terni e titolare di un'azienda avente sede legale a Roma. Gli imprenditori, molti dei quali sono anche risultati evasori totali per molteplici annualità, hanno sottratto al fisco ricavi per oltre 6 milioni di euro. Alla ricostruzione del volume d'affari, le fiamme gialle di Rieti sono giunte partendo dall'esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita nel corso delle indagini delegate di polizia giudiziaria, nonché da quella successivamente reperita anche presso soggetti terzi con i di controlli incrociati. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Rieti e Roma sono stati attivati per il recupero dei tributi evasi e per l'irrogazione delle previste sanzioni. Oltre a ciò, per 7 persone sono anche scattate le denunce alla competente autorità giudiziaria per diversi reati di natura fiscale, quali l'emissione e l'utilizzo di fatture false, l'infedele ed omessa dichiarazione, nonché la distruzione e l'occultamento di scritture contabili. L'artigiano reatino si è reso anche responsabile del mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative a 7 lavoratori impiegati a nero. Per lui è stata inoltre inviata la segnalazione alla locale direzione provinciale del lavoro. Uno sciopero inevitabile, quello di ieri. I servizi Cotral non vedono interventi o soluzioni da parte dell'azienda e delle istituzioni, che sembrano rimanere nell'assoluto silenzio. Gli impegni, sottolinea Pietro Meli, segretario generale FCISL Rieti, erano altri. Terminate le 5 domeniche di sperimentazione, l'impegno era di aprire un tavolo e fare il punto della situazione. Ciò non è avvenuto, c'è l'assoluto silenzio della Regione Lazio, di Cotral e delle istituzioni locali. Si sta andando avanti con questa scelta scellerata che penalizza fortemente il nostro territorio, in quanto noi abbiamo l'unico vettore che collega Roma, è il bus. Il treno non ce l'abbiamo, quindi andare a interrompere questa tratta in quel di Passo Corese o Farra Sabina FS, come la chiamano, per noi è una scelta scellerata, pure perché nelle altre province accade che, per esempio, a Civitavecchia ci stanno 80 più 80 km di sovrapposizione gomma rotaia e nessuno dice niente. Ma le promesse riguardavano anche nuove vetture che ad oggi rimangono solo parole. Ci avevano promesso l'invio di vetture nuove a brevissimo, e quello è risultato un annuncio che non trova riscontro, in quanto le macchine ce le possiamo scordare per un periodo abbastanza lungo. C'è un concorso in essere di 257 assunzioni, noi abbiamo impianti dove gli autisti hanno raggiunto 135-140 giorni di ferie arretrate, non riusciamo a fare un giorno di ferie, c'è un concorso in essere, erano state promesse le assunzioni, udite udite, sono state fatte un'assunzione a Matrice, 2 a Poggio Mogliano e 4 a Poggio Mirteto, cioè di un concorso di 257 persone a Rieti, come contentino sono state assunte, dico, solo e esclusivamente 7 unità. E il deposito? Anche qui tutto tace, ma si continua a pagare. Stiamo pagando 22.500 euro, oltre 20.000 euro di affitto presso la SM come ricovero dei mezzi e come uffici da parte del Cotral. Accade che il nuovo deposito dietro l'ospedale è pronto da settembre e non ci si spiega perché ancora siamo in affitto e non prendiamo possesso di un'opera già realizzata. Lo scambio gomma rotaia a Passo Corese non funziona e sta penalizzando i pendolari di Rieti, gli autisti del Cotral e tutte le famiglie della città capoluogo e non solo, che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere Roma. Se il consigliere regionale Mitolo afferma il contrario, difende l'indifendibile, va contro gli interessi di Rieti, gli vorrei tanto chiedere da che parte sta. Così Sandro Grassi, coordinatore provinciale di Forza Italia.
Anche i sindacati stanno denunciando il disservizio da tempo, ma Zingaretti e il Cotral la fanno finta di non capire e utilizzano il povero Mitolo, nominato in un listino bloccato. A dire tutto va bene, madama la marchesa. È uno spettacolo desolante della politica di sinistra e lo è ancor di più quando Mitolo, invece di rispondere di tutti gli errori che sta commettendo, provincia, risorse Sabine, Sabine Universitas e trasporti pubblici, offende il capogruppo in riunione di Forza Italia Origemma, solo perché il nostro esponente azzurro sta provando a fermare queste scelte dissennate della regione di Zingaretti. Anche il PD provinciale di Rieti, con un comunicato stampa, ha sconfessato Mitolo il suo operato sulla vicenda dei trasporti Cotral Ferrovie, ha concluso Sandro Grassi. Si punta sul riordino della Croce Rossa Italiana attraverso la salvaguardia dei servizi e dell'occupazione. Al via da oggi presidi regionali davanti alle sedi delle prefetture dei capoluoghi di regione. Una vera mobilitazione promossa da FIPI, CGL, CISL FP e UIL PA, che chiedono un incontro con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin per un confronto che sia diretto ad una modifica del decreto legge e quindi a un riordino dell'ente. I sindacati chiedono una maggiore attenzione nei confronti dei servizi che la Croce Rossa può offrire al territorio nazionale. Si tratta, dichiarano, di un patrimonio di capacità e competenze che fino ad oggi hanno garantito servizi qualificati, affidabili e in linea con i bisogni primari dei cittadini. È chiaro che tutelare le occupazioni e le retribuzioni degli operatori è basilare e fondamentale per questo tipo di intervento. La Scuola del Corpo Forestale dello Stato festeggia il 110° anniversario di fondazione e per l'occasione è stata organizzata una cerimonia per il giorno 4 maggio presso la sede di Città Ducale, cerimonia nella quale sarà conferita la cittadinanza onoraria al Corpo Forestale dello Stato. L'appuntamento vedrà la partecipazione del Vice Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Andrea Olivero e del Signor Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ingegner Cesare Patrone. Durante la cerimonia ci saranno diversi interventi nei quali si ripercorrerà la storia del corpo e della sua sostanziale funzione sul territorio nazionale e locale. Si prevede massiccia l'adesione allo sciopero indetto dal comparto scuola per il 5 maggio prossimo, che vede finalmente riunite dopo tanti anni tutte le sigle sindacali. A compiere questo miracolo è stato il disegno di legge Buona Scuola, varato dal governo Renzi, che nonostante una lunga consultazione pubblica e una serie di audizioni con le parti coinvolte non ha minimamente tenuto conto degli interventi effettuati. Ad essere contrari a questa riforma, che in realtà maschera ulteriori tagli alla scuola pubblica e contiene norme inemendabili, non sono soltanto i singoli insegnanti e gli ATA, ma anche l'associazione docenti e dirigenti scolastici, l'unione degli studenti e personaggi di spicco del panorama politico e culturale come Imposimato Camilleri e Fiorella Mannoia. Le motivazioni di questa accesa protesta, che infiamma anche i social network, sono in breve la mancata assunzione dei docenti, per i quali sono previste 100.000 assunzioni, lasciando fuori definitivamente 700.000 persone, ed ancora il blocco del contratto fermo da 6 anni e gli scatti bloccati fino al 2018, i finanziamenti alle scuole private e soprattutto il potere di attribuzione al dirigente scolastico di nominare i docenti abolendo le graduatorie, rischiando così di aprire al clientelismo e alle raccomandazioni. Dal Consiglio Comunale che si è tenuto a Poggio Mirteto arriva la grande attesa notizia che riguarda la struttura sanitaria di via Finocchietto. La Regione infatti ha dato l'ok per l'affidamento per 5 anni con successivo rinnovo per altri 4 anni al soggetto, ossia il Centro di Riabilitazione Motoria Villa Ardiatina, che dovrà attuare e gestire 60 posti letto per la riabilitazione. Nell'ultimo Consiglio Comunale infatti il direttore della ASL di Rieti, Laura Figorini,
Sicilia ha annunciato la novità, come spiegato dal sindaco mirtense Giancarlo Micarelli. Si procederà adesso con le pratiche amministrative che necessariamente porteranno al compimento dell'iter e quindi all'obiettivo finale, che è quello di aprire e vedere funzionare il centro di riabilitazione. La struttura dovrà essere dotata di quanto occorre, poi il definitivo benestare da parte della Regione con l'autorizzazione per partire con i 60 posti letto di riabilitazione in regime residenziale, suddivisi in 17 posti per trattamento riabilitativo estensivo e 43 posti in trattamento socio-riabilitativo di mantenimento. Grande la soddisfazione che arriva dopo un lungo e attento lavoro da parte non solo di tutti i livelli istituzionali della Regione, ma anche del Comune, compresa la minoranza. A Magliano Sabina cresce l'attenzione nei confronti degli anziani, per i quali è stato dedicato uno sportello presso la sede del circolo ricreativo locale. Tutto questo grazie ad un accordo con la UIL Pensionati di Rieti. Lo sportello sarà aperto il martedì dalle ore 16:30 presso i locali in via del Lavatoio 3. La nuova sede WILP sarà anche un luogo di aggregazione e di confronto nel quale gli anziani troveranno persone che sanno ascoltare e che hanno le competenze per dare sostegno e protezione. Tra gli obiettivi, far capire il valore degli anziani all'interno dell'attuale società, difendere e aumentare il potere d'acquisto dei pensionati, tutelare la disabilità. Circa 10 piemontesi in vacanza a Roma hanno rischiato una pericolosa intossicazione alimentare. I turisti erano alloggiati presso un albergo di Fiano Romano nel quale sono stati sequestrati circa 80 kg di cibo, ora nelle mani degli inquirenti che stanno portando avanti le indagini. Le persone andate in ospedale accusavano tutte gli stessi sintomi, crampi allo stomaco e dolori acuti. Fortunatamente il tutto si è risolto con un grande spavento. Si attendono le risposte da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni. Maggio, nuova data programmata dal Comune di Monte Rotondo per la disinfestazione delle blatte. Le sedi scolastiche interessate sono quelle di via Kennedy e di via Di Vittorio. La disinfestazione riguarderà sia le aree esterne, i plessi, sia quelle interne, con interventi specifici che garantiscono anche una significativa riduzione del rischio di nuove infestazioni. Un problema, quello dell'infestazione da blatte nel periodo primaverile, difficilmente risolvibile in via definitiva, legato com'è ad una molteplicità di fattori, tra cui l'inefficacia di ogni tipo di intervento sulle uova e acuito dalla prossimità con aree verdi, naturale habitat degli insetti, dei plessi scolastici in oggetto. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? Di fiducia per il mio progetto d'impresa. Oh, allora andiamo in banca, ma in BCC di Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. È il locale giusto. Possiamo metterci più di 30 coperti e mia moglie è talmente brava in cucina che i clienti faranno la fila. Se gli lasci qualcosa da mangiare. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato. Per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tanti
tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. Il 9 e il 10 maggio il Palazzetto Palacordoni ospita lo stage internazionale di Jiu-Jitsu, difesa personale, fighting system, Kobudo. Saranno presenti docenti di arti marziali, special guest Martin Dixon, Gary Hewitts, Ian Arbon. Vi aspettiamo il 9 e il 10 maggio. Rieti, Palacordoni, di fronte campo di atletica. Per informazioni 333 77 89 0 24. Organizza la Kuden Goshin Ryu. Allenamenti al via per il Rieti Calcio, che dovrà affrontare la sua ultima partita in casa contro il Villa Biagio, e dopo il Villa Biagio arriverà la sfida con il Flaminia, due appuntamenti nei quali gli Amaranto Celesti dovranno giocarsela fino in fondo per aggiudicarsi il terzo posto. La situazione sembra procedere positivamente con il recupero di Gai, Tagliaferri e Amoffini, tre elementi la cui mancanza ha inciso sulle dinamiche di gioco contro il San Donato. Ma la buona sorte arriva anche per il settore giovanile, in particolare per la formazione giovanissimi allenata da Pezzotti, e che domenica ha esultato per la vittoria ottenuta con la Vissa Aurelia. Una soddisfazione espressa anche dal presidente Fedeli, che sottolinea come negli ultimi due anni il settore giovanile abbia visto una crescita, non solo vittorie, ma anche un aumento delle iscrizioni.
si è svolta presso il palazzetto dello sport Fratelli Lettieri ad Aorta di Atella, Caserta, la terza edizione del Trofeo Nazionale del Vesuvio di Jiu-Jitsu, aperta alle categorie bambini, ragazzi, esordienti, speranze, juniores e seniores. Oltre 400 gli atleti intervenuti per l'occasione, tra i presenti anche la Kuden Goshin Ryu del maestro Giuliano Spadoni, che con i suoi 14 atleti ha riportato a casa un risultato lusinghiero. 5 primi posti, 5 secondi posti, 3 terzi posti, 1 quarto posto, classificando la società ottava su 30 società intervenute. Un risultato eccellente, dichiara il maestro Spadoni, tutti, dai bambini fino ad arrivare alle categorie con più incontri in attivo, sono saliti sul podio, segno questo di un grande lavoro. Diversi gli appuntamenti che vedranno impegnata la Kuden di Rieti. Il prossimo è stato organizzato per il 9-10 maggio presso il Palacordoni, dove ci sarà il consueto appuntamento con lo stage internazionale Città di Rieti, occasione nella quale interverranno atleti provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Sempre il 10 maggio a Roma per l'agonismo ci sarà il Trofeo Nazionale Giovanile Dragon Ball, un appuntamento molto importante a carattere nazionale. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi come si facevano un tempo e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Il 9 e il 10 maggio il Palazzetto Palacordoni ospita lo stage internazionale di Jiu-Jitsu, difesa personale, fighting system, Kobudo. Saranno presenti docenti di arti marziali, special guest Martin Dixon, Gary Hewitts, Ian Arbon. Vi aspettiamo il 9 e il 10 maggio. Rieti, Palacordoni, di fronte campo di atletica. Per informazioni 333 77 89 024. Organizza la Kuden Goshin Ryu.